dubbio etico, perché no, penso che a volte no, cioè non capisco quello che dici tu. Però uno deve anche però non vai al mare a Riccione, vai nel senso che sono vai in Trebbie, cioè, cosa dici lì a tu? Allora io una cosa voglio chiederti, quando tu hai detto che questa operazione l'hanno fatta anche in fiumi e hanno messo salmoni in fiumi dove non c'erano, lì hanno cagato fuori dalla terra, va bene, ma la domanda è poi questi riuscivano a risalire in quello? Sì, comunque e in alcuni casi si sono riprodotti, quindi non è un li hanno impiantati in un fiume che tradizionalmente non era risalito, non è legato alla nascita di Arrado che gli fa tornare, è legato a trascorrere un periodo di riconoscono l'acqua in cui tipo sono di acqua. Bravo. Non so se c'è qualche pescatore, è un po' come proprio così. Caccia. E quello è il mistero, non si sa come fanno. C'è chi dice che hanno un GPS naturale. Il pH non è credibile. Il pH come fanno dalla Groenlandia? Bravo, dalla Groenlandia a tornare in Islanda. Esiste è proprio quel fiume. Io avevo sentito che era un discorso di ci sono molte teorie. Ma la scienza non ha chiarito questa cosa del tutto. In Galles? C'è un fiume che si chiama Wye, era uno dei fiumi all'inizio del Novecento più famosi d'Inghilterra della pesca del salmone. Poi, essendo il Galles una delle zone minerarie dell'Inghilterra, e proprio verso le sorgenti del Wye, sulla catena montuosa, che si chiama come vabbè, no, ci sono delle grossissime miniere di ferro, hanno devastato il fiume. È stato per il salmone ha smesso di risalire perché le condizioni dell'acqua non permettevano la schiusa della riproduzione del salmone, e questo è andato avanti per 40 anni. Poi una foundation ha cercato, hanno chiuso le fabbriche, le miniere di ferro, adesso sono dei musei, e una foundation ha rinaturalizzato il fiume. Dopo aver rinaturalizzato, dopo 10 anni che hanno rinaturalizzato il fiume, e, sono andati a prendere degli stock di salmoni non smolt, di par selvatici, e li hanno immessi in questo fiume. Questo l'hanno fatto per 3 anni e poi dopo non l'hanno più fatto, e adesso naturalmente c'è risalita del salmone. Questo è il problema che poneva Andrea su quello che era, parliamo specificatamente del Ranga, west o east, non cambia niente, è che palesemente fatto per la questione economica dei loggi, perché ti trovi le vasche di piazza al fiume, è per quello che diventa anche spoetizzante dare un posto. Hai capito? È quello che vuol dire. Poi è chiaro che se tu devi rinaturalizzare un fiume mi sta bene, però deve essere un progetto che deve avere un termine una per volta creare, che deve andare da solo. Una volta che hai completato il ciclo Sarà la cosa migliore. Ci ha appena detto che il ciclo è di circa almeno di 3 anni, no? Il ciclo riproduttivo, perché anche un salmone, la prima un grills, che è il salmone che passa solo un anno in mare. Faccio un appunto un attimo. Che è una? Giusto per capirci, uno smolt va in mare che è 300 grammi e dopo un anno risale più di 3 kg. Quindi un anno cresce 3 kg. Dopo che è trascorso questo ciclo, se la natura riprende il suo ciclo naturale, l'uomo sarebbe opportuno che non intervenga. Ormai hanno dimostrato, c'è state mille dimostrazioni per cui tutte le volte che ci mette la mano l'uomo fa ridere. Scusate, poi dopo Luca e Marco, io prima ho detto che volevo aprire un dibattito su questa cosa, secondo me è molto importante, si è aperto adesso un po' dopo, perché forse non era stato colto il significato di quello che dicevo. In effetti tutte le osservazioni che avete fatto, tutti, sono tutte molto interessanti e pertinenti, perché questo è oggetto di gran dibattito anche da parte dei pescatori stessi, perché ci sono le lobby che dicono in un modo, ma tra esperti per pescatori di salmoni tutti qualificati. Secondo me Elia è entrato un po' nel discorso, perché reimpiantarli dove non ci sono mai, impiantarli dove non ci sono mai stati, per rendere un fiume appetibile, per vendere permessi di pesca, non è proprio una gran bella operazione. È il fine che cambia. Allora,
se parliamo di una specie che è seriamente a rischio di estinzione e gli habitat dove era prima non sono più idonei, allora pur di perderla io posso fare questa operazione. Diciamo che l'hanno fatto per tutte e due gli scopi. No, però se il primo fine è quello lì, io posso anche metterli dove non sono mai stati, ma se quell'ambiente idoneo poi funziona bene, non perdo una specie. Ma se comunque è a rischio relativo e non la perdo, ma è fatto per altri fini, è un po' un'altra cosa. Questo discorso. Allora, io sono anche abbastanza d'accordo con quanto diceva lui, che comunque un pesce che ha fatto 3 anni in mare, alimentandosi, sopravvivendo alle foche, alle orche, è risalito nel fiume perché è maturo. Non è una, cioè, noi le chiamiamo le ponghe, ma non è una ponga. Assolutamente. È una spremitura del pesce naturale che viene su, lo tieni un attimo, lo rimetti lì. È un wild a tutti gli effetti. Di tornare e ritornare indietro. Se trovasse l'habitat, cioè ce ne fossero se trovasse l'habitat, frega. Appunto. Hai capito? Come fai a considerarlo? Perché devi far parlare dispregiativamente dei pesci stocked? Sì. Allora una marmorata che è stata schiusa in incubatorio. Allora da noi sono seminata. Tutte stocked. Da noi sì. Sono tutte stocked. Sono tutte stocked, scusami, allora è tutto pesciaccio. È perché loro sono abituati bene, tra virgolette, quindi possono anche magari. Cioè, da noi questo discorso non è applicabile, perché tutte le politiche da noi di reintroduzione della marmorata sono fatte più o meno in questo modo qua e vanno anche a finire molto peggio in realtà, non sempre vanno bene. Ed è per questo il motivo per cui stiamo perdendo le però una marmorata è un pesce stanziale, resident, mentre qui abbiamo tutto il discorso del ciclo. Cioè, il discorso del ciclo non è poi alla fine così diverso, perché comunque, anzi, un pesce che si è cresciuto tutto sin da quasi dalla nascita in modo naturale, a tutti gli effetti naturale. Il concetto è che tu togli la mortalità naturale inizialmente. Bravo. Però poi questo se ne va e se ritorna insomma geneticamente non è proprio coglione, cioè, c'è comunque della selezione, ce l'hai sul ritorno. Assolutamente. Quindi non è che tu togli la mortalità naturale inizialmente. Ma lo sai che tra l'altro... Ma poi dopo 2 o 3 tornate... Ma lo sai che tra l'altro i pesci provenienti da stocking sono più belli e più forti. Però hanno una genetica compromessa. Vedi? Il compromesso. Il DNA. Beh, il compromesso no, perché se li prendi da quelli che stavano risalendo, tu fai artificialmente quello che avrebbero fatto in fiume a 50 metri. Io la penso come te. No, bisogna fare un distinguo. Perché la natura è fatta per cui se una femmina di salmone che depone circa 800 uova a chilo, no? Quindi prendiamo una femmina di 8 kg depone 6.400 uova, è statisticamente provato che di queste 6.400 uova 3 esemplari arrivano alla riproduzione. È molto più mortalità. Quindi se io invece di farne arrivare 3 gli tolgo via la mortalità infantile e ne arrivano 300, okay, io lì ho modificato perché se su 6.400 la natura ne fa sopravvivere 3, sono i 3 assolutamente più forti di qualsiasi cosa. Gli altri 297 sono meno forti, perché se si perde a livello di uova questo non c'entra, la natura è fatta così. No, ma l'uomo non è più o meno forte. La natura è fatta così. Comunque, quando si chiude, sì, ti do ragione. Rimane un dato inconfutabile: Islanda, non lo so. Primi 5 posti in numero di catture ai fini pesca, tutti stocchi. 6.000 pesci, 5.000 pesci, 3.500 pesci. Funziona, cioè nel senso che i fiumi totally wild, never stocked. 1.500 pesci, certo. 1.200 pesci e di taglia inferiore. Questa è la realtà. Ma domani che realmente rischio di estinzione, questa cosa ovviamente funziona. Ma è quello il fine. È quello il fine. Palesemente gli fanno stocked perché dopo finiscono quelli più cari. Verissimo. Beh, almeno siamo salvati dalle estinzioni. Non c'è una regola. Andrea, funziona. Volevo dire una cosa che cambiando discorso, però sempre sulla salvaguardia. Non è tanto che nei fiumi di salmone c'è il no kill obbligatorio. E questo è un altro problema. Infatti, quando ho detto tra le componenti c'è anche il kill, perché comunque ci sono delle foto, diciamo, di fiumi della Norvegia o della Scozia con il termine della giornata, il palo con appesi per la coda il gancio 50 salmoni. Non è tanto. Catturati e annoccati. Adesso sono molto ne mangi di più dorsi. Prima, la fase precedente è stata che si poteva tenere
sotto i grill, sì, potevi tenere, dovevi lasciare al contrario rispetto a noi, cioè lasci dentro. Sì, perché il maschietto, i grills da 70 centimetri, uno vale l'altro, ai fini riproduttivi ce ne sono molti, quindi si può tenere il pesce da 70 centimetri tra i conti, perché comunque la femmina ce ne sono molti meno, è più importante ai fini riproduttivi. Il maschietto poi però. Poi ci sono, diciamo che secondo me in alcuni paesi la differenza l'ha fatta, perché quello l'allevamento rimane, il discorso chilo non chilo, cioè, sì. Almeno non è una cosa che non avevamo ancora parlato stasera. No, il chilo ha inciso moltissimo. Non lo so, per assurdo, nei fiumi principali del Baltico. Nei fiumi principali del Baltico, quelli che hanno la maggior risalita di salmoni, che fondamentalmente sono poi quelli del nord del Baltico, non esiste il no-kill. Lì non esiste fino al primo di agosto. Dopo il primo di agosto non puoi trattenere le femmine, puoi trattenere solo i maschi, perché la femmina è quella che ha le uova, quindi la devi lasciare nel fiume. Io avevo sentito una cosa in un documentario che parla di salmoni, che parlavano proprio dell'Islanda, e dicevano che in alcuni fiumi dell'Islanda i salmoni non c'erano mai stati. Quello che stava dicendo da Sconeria. Però dicevano come mai adesso, cioè come mai ci sono arrivati, perché pare che nessuno ce li abbia messi, questo qua dicevano. E quindi cosa lui dice? È stato fatto uno studio che diceva che alcuni salmoni erano disorientati, sbagliano. Disorientati, quindi hanno per natura colonizzato un altro altri fiumi e sono sbagliati, no? Certo. E quindi poi dai uno è documentato due, scientificamente, è vero, soprattutto gli Stockett, torniamo al discorso, no, no, ma anche i Wild, anche i Wild, cioè, perché loro parlavano di robe successe. Guarda, vi faccio un esempio che non c'entra niente con l'Atlantic Salmon, ma è per spiegare questo fenomeno. Nel Mar Bianco, che è il mare che sta tra la penisola di Kola e la Carelia, quindi la zona boschiva a nord di San Pietroburgo, quindi completamente russa, negli anni 50, subito dopo la guerra, per favorire una forma di proteine di sostentamento alimentare, i russi hanno importato dalle coste pacifiche un salmone pacifico, il pink, gorbuscia, no? Un corincus gorbuscia, quello con la donna. Questo qua perché? Perché è il salmone del Pacifico che ha il maggior numero di pezzi ed è quello che si riproduce più velocemente, sta proprio solo un anno in mare. Questo l'hanno fatto a metà degli anni 50, del 1950, nel Mar Bianco. Fino agli anni 2000, per 50 anni, è rimasto circoscritto nei fiumi le risalite di questi salmoni, dei pink salmon, è rimasto circoscritto nei fiumi del Mar Bianco. Dal 2000 circa hanno cominciato, no, a risalire fiumi diversi. Hanno incasinato tutto. Poco, perché cambiano i periodi riproduttivi, quindi non gli dà dato non fastidio. Non c'è interazione riproduttiva, neanche competizione alimentare. Non c'è ibridazione, non c'è competizione alimentare. E questi, i pink, i pink risalgono a tra luglio e agosto. E poi non arrivano alle distanze che arrivano i sopravvissuti. Adesso, a oggi, in 22 anni, loro si sono spostati dal Mar Bianco, hanno colonizzato tutti i mari del mare di Barents, quindi la costa est, nord-est della penisola di Kola, tutti i fiumi del mare del nord, quindi tutti i fiumi norvegesi, e hanno cominciato 3-4 anni fa a prendere i primi pink salmon in Scozia. Quindi questo per dimostrarti che si sbagliano anche loro. Certo. Quindi... Marco? No, io volevo solo avere una conferma. Torniamo a... Non mi risultava. Avevo sentito che stanno lavorando anche sulla qualità dell'acqua in Islanda, no? Non sbaglio. Non ce l'hanno proprio bisogno, eh. La bevi.
la puoi bere in qualunque fiume, in qualunque... Allora, proprio se c'è un problema che non esiste in Islanda è la qualità dell'acqua. No, l'unico vero lavoro che stanno facendo lo stanno facendo in Norvegia, perché ci sono delle forti associazioni ambientaliste a tutela del salmone e stanno cercando di spingere la lobby delle fishing farm del salmone e il governo, soprattutto il governo norvegese, a bloccare le nuove concessioni di fishing farm offshore e di concedere solo concessioni su farm, quindi su allevamenti intensivi inshore, quindi in ambienti chiusi a riva, non in mare, per evitare non la dispersione con il fiordo in cui sbocca un fiume da salmone. Scusa, il problema grosso di questi allevamenti è anche la posizione dove li hanno messo, perché sale. Se li sposti o li metti a terra come facciamo noi con gli allevamenti da noi a terra, non hai nessun allora problema. Il problema, ma esiste un sistema di depurazione? Non esiste, no, tutto assolutamente quello che, ci sono aperta, sedimentazioni di merda per 3 metri sul fondo, sotto terra hai per obbligo una depurazione, eh no. Poi attenzione, sono impianti costosi. Ci sono studi che hanno evidenziato che nello stesso fiordo dove risaliva il salmone giravano anche i cod, i merluzzi, che è un'altra forma di... capisci, per la Norvegia la pesca del merluzzo è importantissima. E in quei fiumi dove hanno messo giù queste enormi reti per allevamento dei salmoni, ha talmente cambiato le condizioni dell'ambiente che non entrano più neanche i merluzzi. Ma perché hai dei metri e metri di escrementi, poi come reazione chimica ti va a parlare magari poi tutti gli antibiotici, i disinfettanti, prendi noi, ci chiudi qua dentro per una settimana, usciamo con la poi un'altra cosa, spostarmi con ecco, bravo, il posizionamento è un aspetto importantissimo, perché non potendo impiantare questi allevamenti in mare aperto, perché sono mari, quelli del nord, molto agitati, molto tempestosi e soprattutto ventosi, non ci sarebbe una sicurezza, sono tutti piantati nei fiordi, che e sono nei fiordi dove sboccano i fiumi da salmoni, quindi sono proprio una barriera ecologica alla risalita dei wild, perché oltre ad inquinare, a rovinare tutto, hanno danneggiato gravemente proprio l'imboccatura. Ecco, per i salmoni come succede quando risalgono i fiumi? Loro stanno nel fiordo in attesa. Se l'acqua è bassa non hanno la spinta della corrente per risalire. Piove, l'acqua si alza e loro cominciano a risalire. Se sono lì nel fiordo, in cui, perché tutti i fiumi del nord, dell'Islanda, sboccano in un fiordo per la conformazione geografica, se sono lì che aspettano e ci sono 5 vasche di questi allevamenti circoscritte che sbarrano l'entrata del fiume, che sono messe nel fiordo perché è al riparo dal vento, dalle onde, tutto quanto, capite che diventa veramente un grossissimo problema. C'è anche un altro aspetto che è quello dei predatori. Adesso, per esempio, l'incremento delle foche ha causato un grossissimo problema di predazione sui wild. Degli striped bass, bravo. Ma le foche, soprattutto ci sono. Però le foche, sai, non è che ci. No, ma sai cosa io l'ho visto, forse ce n'è una. No, cosa è successo? Con il fatto che specie protetta hanno proliferato e pattugliano. Cosa è successo? È che loro, col fatto che hanno scoperto che in quel fiordo lì c'erano gli allevamenti di salmoni dove ne scappano tanti. Loro vanno lì e che quando arrivano quelli selvatici banchettano foche e delfini. C'è addirittura un'associazione di pesca del Baltico, di un fiume importante, il Dal, che è un fiume del sud della Svezia, sì, circa metà Svezia, dove l'associazione pescatori locali abbatte le foche alla foce del fiume. Quindi. Allora, se voi siete d'accordo, parliamo un po' di pesca. Giusto per concludere. Quando è che cominciamo a pescare? Allora, parliamo di tradizione. Tutto è nato qua, da qui, da questo leggendario fiume scozzese, uno dei più bei fiumi delle Highlands,
con tutto quello che riguarda la tradizione, perché loro ci tengono molto all'etica e alla forma. Siccome questo fiume ha una conformazione tale che le sponde non consentono di lanciare in modo agevole, qualcuno, questa è una cattura sullo spey, di un salmone, sarà uno dei 15 salmoni presi nello spey in tutto il mese di maggio, da lì è nato partito tutto. Parliamo di tecnica. Allora, il salmone si pesca esclusivamente a mosca, okay? E così la tradizione impone. Qualche scozzese è venuto in mente di studiare una tecnica di lancio che permettesse di lanciare in modo soddisfacente con una sponda dietro alta che non permetteva l'overhead casting. Da lì è nato lo spey casting, che ha preso il nome da questo fiume, e da lì è partito tutto. Perché lo spey casting è diventato una vera e propria filosofia e tecnica di pesca, che non riguarda solo salmone, ma può riguardare qualunque specie che a noi interessa. Quindi non solo gli anadromi, la trozza di mare, il salmone, ma è diventata una vera e propria tecnica di lancio. Io non voglio dilungarmi sullo spey casting, perché comunque abbiamo in programma come club di fare magari una giornata di lancio e di attrezzature relative allo spey casting. In parole molto povere, si tratta di ottenere il caricamento della canna non con un backcast overhead, ma con un'evoluzione di un roll cast che crei di loop che ti carica la canna per permettere di lanciare alla distanza desiderata. Come si pesca il salmone? Allora, qui sono stati versati fiumi di inchiostro e di sangue anche. E di sangue. Perché non stiamo parlando e di lacrime. E da lì però deriva un'altra componente del fascino di questa di questo pesce. Perché tutto è il contrario di tutto. Perché non è un pesce che si alimenta. Però è un pesce per eccellenza da pescare a mosca. Voi direte, come è possibile? È possibile perché comunque è un predatore. Mantiene la memoria genetica della predazione, quindi una mosca che gli passa davanti nel modo giusto, anche se non a fine alimentari, a fine di fastidio, di reazione, di memoria genetica alla predazione, può scatenare l'attacco e la boccata. Allora, diciamo che più il pesce è fresh, più è aggressivo, quindi meno tempo in acqua dolce, e più tempo sta in acqua dolce, più perde l'aggressività. La reazione alla mosca è sempre comunque di attacco. Le tecniche sono svariate. Si utilizza una canna a due mani, come dicevo prima, per poter agevolare la tecnica di lancio denominata spey, che poi dopo in un'altra sede, se no stasera ci dilunghiamo, avremo modo di vedere magari anche con Matteo Suprato, così, facendo una giornata, perché è veramente molto bello, perché non è solo relativa alla pesca salmone, ma è proprio una tecnica di pesca che può andare benissimo per pescare gli aspi un po' con le code affondanti, perché comunque può succedere di dover pescare con delle T18, delle T14, affondare 2-3 metri con delle shooting head, quindi è una pesca molto particolare. La tecnica di pesca è fatta prevalentemente in deriva, quindi 45 gradi verso valle, dead drift, o in dead drift, quindi in deriva, più o meno accelerata, più o meno implementata da un leggero stripping o da un leggero twitching, come può essere anche effettuata in non dead drift ma in speed drift, cioè facendo un mending, il contrario di quello che noi siamo abituati di fare a monte per evitare il dragaggio, facendolo a valle proprio per accelerare il dragaggio, perché quella spinta che la corrente dà alla mosca e che la fa accelerare, che noi cerchiamo di evitare con la secca e con la ninfa, è quella che delle volte scatena la reazione del salmone. Le mosche che vengono usate sono
ho visto che Roberto c'aveva un libro prima con un po' di mosche di salmone. Sono tutte mosche storiche, ma essenzialmente degli attractor, quindi mosche colorate, con possono avere lamo doppio, lamo triplo, possono essere tube, possono essere tide. È troppo complesso l'argomento per affrontarlo stasera. È una pesca di adrenalina, perché comunque tu fai 100 lanci per avere una boccata, perché basta in una settimana avere una boccata, perché non è una pesca dove tu hai tante, non è una pesca di quantità, ma non è neanche una pesca di qualità per la verità, perché comunque si tratta di essere, come dicono gli inglesi, rewarded da una boccata. C'è una componente culo che è micidiale. 100 lanci sono pochi, 1000 lanci. Lo chiamano il pesce dai 1000 lanci. Il pesce dai 1000 lanci, perché tu continui a battere queste pool sperando che intanto che ci siano, perché questa è la condicio sine qua non, perché potete anche fare una settimana a salmoni che in quella settimana non sta risalendo, e quindi pescate nella vasca da bagno. Può darsi che ci siano dei fresh che risalgono, quindi c'è, cazzo, c'è la salita della Madonna, ma vanno 200 all'ora e non degnano la mosca di un, perché sono in piena mania riproduttiva, e quindi passano nella pool a 200 all'ora. Lì bisogna trovare le cosiddette resting pool, che sono le pool dove i salmoni si fermano a riposare, e che se gli fai passare la mosca davanti puoi scatenare un attacco. Io un consiglio che vi voglio dare è questo: se volete provarci, provateci, perché è molto bello che gli amici volevo dire una cosa più complessa. Non spaventatevi dal fatto il salmone non si prende, è una cosa mitica, è costoso. Allora, si possono organizzare con gli amici dei viaggi low cost in dei posti con buona possibilità di avere una boccata, senza bisogno di andare nei paradisi, pseudo paradisi, perché si prende cappotto anche nei posti più expensive, più quotati. La mia guida l'anno scorso in Islanda diceva che in Islanda sono censiti circa 600 fiumi potenzialmente risaliti dai salmoni. Quelli più belli e più famosi sono gestiti dai lodge o venduti per pool, ma ce ne sono tanti che non sono oggetto di sfruttamento commerciale ai fini della pesca, perché non ne hanno le caratteristiche. Magari sono dei fiumetti, su uno spende per andare in un fiumetto che è grosso come il Boreca, però nel determinato periodo giusto dell'anno magari vengono risaliti da 50, 60, 100 salmoni. Ha detto, se tu vai lì nel periodo giusto, con la canna a una mano, una mosca un po' attratto, ti trovi il canno un salmone di 4-5 kg e anche hai fatto la cattura della tua vita. Anche quindi ninfa. Idem, anche a ninfa, bravo. Vi dico che nella penisola di Kola, nel Chavagra, c'è gente che ha pescato a ninfa e ha preso i salmoni. Anche in Islanda e anche in Scozia. Quindi potete benissimo battezzare un fiumetto, magari non famoso dal punto di vista del nome, andare a provare magari con la tenda, con gli amici, mangiando in un bread and breakfast, provando fiumetti dove vai a chiedere al proprietario se ti fa pescare. Lo puoi fare in Norvegia, lo puoi fare in Islanda, lo puoi fare in Svezia, con buona possibilità e un po' di culo magari di trovarti un salmone agganciato. La pesca è banale, perché non c'è niente di... La componente più importante di questa pesca è comunque il lancio, perché sul lancio dovremmo fare due serate apposta, perché è veramente una tecnica molto bella, molto complessa, e che è diversa da quanto siamo abituati. Però se qualcuno di voi ha la voglia di organizzare una vacanza in Nord Europa in luglio o in giugno, può trovare posti dove non ci si svena. Per esempio in Norvegia ci sono dei fiumi dove ti puoi iscrivere alla lotteria, tu ti iscrivi e tirano a sorte la lotteria di chi può pescare. C'è gente che ha vinto la lotteria e ha pescato in una delle pool più belle del fiume. È una cosa un po' particolare, ma se hai un po' di culo ti sorteggiano in una super pool. È abbastanza democratico. Puoi pescare in acque pubbliche spendendo poco. Qualcuno davanti aspetta il tuo turno. Esatto.
ecco, qui c'è questo rispetto qua della pesca del salmone che il rispetto fra pescatori. Allora, se tu sei su una pool come e c'è uguale. Questa cosa è incredibile. Tra pescatori di salmoni c'è un rispetto della Madonna, non è che uno ti passa davanti, come succede spesso a noi pescando in Slovenia o in giro. Se tu stai pescando, adesso capita di tutto. Capita di tutto, però generalmente tu aspetti che lui faccia la sua pool ed entri nell'acqua, tu lo tieni presente che non vuol dire che lui ha pescato prima e ti ha disturbato il posto. Perché lui ha pescato prima, tu vai nell'acqua, i salmoni passano in quel momento e tu prendi un pesce. Perché è un pesce anadro, vuol dire risalita. No, il fattore culo è determinante. Ma non solo culo, culo nel trovare le condizioni dell'acqua giusta, no, certo, certo. Culo nel trovare che stiano risalendo in quel momento, culo nel trovare che siano nella tua pupa, culo nel trovare che abbia voglia di mangiare. E come tutte le cose difficili, sono più fascinose e attraggono le persone. Io, se non avete domande, per stasera non voglio tediarvi oltre. E tanti auguri di buon Natale a tutti. Stop the rock.